Arcangelo Gabriele appare a Maria e le comunica che presto partorirà il figlio di Dio. Bentrovati agli amici di FM TV, un caro saluto da Anastasia, direttamente qui da Monte Giorgio, paese dell'entroterra fermano in cui si porta avanti la tradizione italiana della realizzazione dei presepi. Abbiamo qui presente come nostro ospite Marco Beleggia, uno dei tanti realizzatori di questo capolavoro. Marco, come nasce la tradizione del presepe montegiorgese? La tradizione del presepe nasce probabilmente 40 o 50 anni fa da un gruppo di persone che la sera invece di riunirsi al bar si riunivano in questi luoghi e insieme hanno iniziato a costruire dei movimenti che alcuni movimenti, quelli più lunghi, sono stati costruiti dalla Metaltex, dal caro vecchio Morandi, e hanno più di 40 anni, poi ovviamente sono stati modificati, sistemati, però diciamo che hanno ormai più di 40 anni. Marco, qual è la storia del presepe di Monte Giorgio? Uno dei primi presepi a Monte Giorgio è stato fatto nella chiesa dei frati Cappuccini. All'epoca c'era Peppe Mariani, Liberati, e altre persone che ormai hanno 60 anni probabilmente. Poi è stato tramandato ad altri giovani come io, Claudio Costanzi, Alberto Achilli, Maurizio Cesetti, storici del presepe. È stato fatto un po' in diversi luoghi, abbiamo fatto un periodo alla chiesa di San Michele a Monte Giorgio, l'abbiamo fatto di fronte alla chiesa di San Giovanni, che all'epoca c'era un signore che ci dava gratuitamente il locale per fare il presepe e per tenerlo fisso. Poi il comune qualche anno fa ha già donato questa parte del capannone che non utilizzavano. Poi adesso, se non sbaglio, dovrebbe essere della Confraternita della Misericordia che ci ospita qui sopra e ci dà la possibilità, ecco, di fare quello che vedete. Abbiamo qui delle rappresentanze della realizzazione del presepe, dalle vecchie generazioni ai ragazzi più giovani, e li presentiamo subito partendo da Vida Nicola, la storia del presepe di Monte Giorgio, il collante di tutte le persone che vengono al presepe di Monte Giorgio. Lui inizia verso agosto a dire: ragazzi, ci troviamo nel presepe? Vi dico: Nico, ma vanno nello mare, no? Perché devi venire al presepe? E quindi, come al solito, ci ritroviamo solo gli ultimi giorni, una o due settimane prima del Santo Natale. Poi abbiamo i nuovi giovani, i ragazzi che portano avanti questa tradizione, partendo da Alessandro Costanzi, Michele Beleggia e Lorenzo Costanzi. Tutti insieme si adoperano per realizzare questo magnifico presepe. Ovviamente ci sono molte altre persone che collaborano alla realizzazione del presepe. Quest'anno abbiamo avuto due ragazze che ci hanno aiutato. Una si chiama Alessia, che è quella che ha contribuito a fare la nuova capanna. Un'altra si chiama Erika, una ragazza di Porto Sant'Elpidio, che ci ha donato un presepe che sta lì all'ingresso, che è bellissimo, meraviglioso. Poi ci sta sempre Claudio Costanzi, che non vedete mai davanti alla telecamera. C'è Gianfranco, mio zio, che si occupa di tutta quanta la parte meccanica, e altre persone che ogni anno in maniera differente vengono e ci aiutano e contribuiscono al lavoro. Marco, qual è la storia che cercate di rappresentare con la realizzazione del vostro presepe? Allora, nella prima scena abbiamo rappresentato l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria. Nella seconda scena rappresentiamo il passaggio di Maria sopra l'asino insieme a Giuseppe lungo la valle di Betlemme. Poi ovviamente c'è la nascita di nostro Signore Gesù sotto una capanna, e nell'ultima scena rappresentiamo il passaggio della cometa che guida i re magi che portano al nostro Signore doni, oro, incenso e mirra. Osservando il presepe abbiamo notato che ci sono molti meccanismi di movimento, ce li sai indicare? Allora, abbiamo il movimento del fornaio che tira fuori una fila di pane da un forno, abbiamo quella che fa la polenta, abbiamo diversi effetti come i lampi,
vabbè, il fiume che non può mai mancare sul presepe. Abbiamo uno che scolpisce il legno, e abbiamo tre videoproiettori, uno per la cometa, uno per i lampi, uno per le nuvole che camminano lungo il cielo, e ogni anno cerchiamo di fare qualche nuovo movimento. Abbiamo la neve in fondo che è bellissima, meravigliosa, e anche la pioggia ovviamente insieme ai lampi. Da quest'anno nella coreografia sono stati inseriti i Monti Sibillini. Allora, quest'anno grazie a Gianfranco Peleggia sono state realizzate queste montagne partendo dal Monte Vettore, poi dopo il Monte Sibilla e poi Monte Amandola. Per la realizzazione sono stati usati dei sacchi di juta e poi dopo abbiamo dato quel tocco di vernice appunto per renderle più caratteristiche e più vere. Come tutti gli anni, il presepe di Monte Giorgio è stato inserito nella brochure Passeggiando tra i presepi delle Marche. E quando è possibile e come visitarlo direttamente in loco? Ce lo dice il nostro Lorenzo. Allora, il presepe è stato aperto dal 24 dicembre e viene tenuto aperto fino a fine gennaio praticamente. Il presepe è aperto tutti i giorni festivi, da un orario dal mattino dalle 8:30 fino all'1 e la sera più o meno dalle 3 fino alle 7:30-8. Per chi volesse comunque visitare il presepe fuori da questi orari prestabiliti o anche fuori da queste date, è possibile tramite contattando Claudio Costanzi al numero 338 87 50 354 per fare in modo comunque di venire ad aprire il presepe per mostrarvelo per chi volesse sempre. Siamo arrivati al termine di questo magnifico percorso del presepe di Monte Giorgio. Passiamo ringraziamenti a Marco e diamo l'appuntamento a chi volesse visitarlo in questo periodo di apertura. Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione, le persone nuove che si sono aggiunte quest'anno, Erika, Alessia, le persone storiche, Claudio, Gianfranco, Nicola, il comune che da anni ci ospita e ci permette di fare questo e anche la Confraternita della Misericordia che ci dà la possibilità di restare in questo luogo. Auguro a tutti quanti un lieto 2020 e vi aspetto al presepe di Monte Giorgio. Grazie. Un saluto speciale ai telespettatori di FM TV da Monte Giorgio e dal presepe di Monte Giorgio. Di nuovo venite a visitarlo. Ciao a tutti.